Analizzando i dati oggetto della somministrazione dei questionari Mappa dei bisogni circa i servizi CAF offerti, possiamo innanzitutto notare come la maggior parte degli intervistati sia venuto a conoscenza dei servizi CAF patronato disagio adulto e anziani tramite il passaparola di amici, parenti o conoscenti. L'altra parte residuale, invece, internet, pochi invece attraverso il materiale informativo. Tutto questo fa comprendere come sia predominante il ruolo dei social rispetto alla carta stampata e la fiducia che si ripone nelle rispettive conoscenze dirette. Viene giudicata positivamente la fiducia di contatto telefonico o per via informatica con gli uffici preposti a servizio, mentre la comodità degli orari di apertura al pubblico viene giudicata da migliorare. Ciò, però, si lega alla restrizione dovute all'emergenza Covid-19. Molto positivi vengono inoltre giudicati alcuni fattori fondamentali, come la pulizia, l'accoglienza e la comodità dei locali, così come la competenza, la professionalità, la cortesia e la disponibilità degli operatori. Gli utenti, infine, si ritengono per la stragrande parte dei casi estremamente soddisfatti dei servizi ricevuti, esprimendo apprezzamento soprattutto per la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite dagli operatori. I dati analizzati non possono che renderci orgoglioso del lavoro svolto, spingendoci verso nuovi obiettivi con l'ambizione di ampliare la platea della popolazione servita e migliorando ancora di più la qualità dei servizi erogati. Grazie.